Fabrizio Dav 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con l'Iveco Turbo Star di Ralph Garage con Euro Truck Simulator 2. Buon inizio di settimana a tutti quanti voi, anche se ovviamente oggi nella la data odierna in diretta è martedì e inizia la nostra settimana dello streaming. E oggi andremo avanti con la sfida disegniamo il perimetro dell'Europa. Ovviamente tengo a precisare che ho preso spunto da una sfida reale che ha fatto uno streamer che si chiama Nazario Onesta, che come sempre troverete nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, oltre al link per acquistare Euro Truck Simulator 2 o altri giochi scontati fino al 70%, giochi fra cui anche Farming Simulator 19 e Farming 22 in preordine. E quindi vi do il benvenuto di nuovo a questa diretta. E do il benvenuto anche a voi che state guardando questo video in replica sul canale qui su Twitch e su YouTube. E detto questo, adesso continuo la presentazione della diretta e poi cominceremo. Ok, andiamo. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Thursday with the Turbo Star by Ralph Garage. Today we will go on doing our challenge, and we will we have to run around the European border. I want to say that this is what I am doing now virtually. I have been inspired by a challenge that another great streamer, the name is Nazario Onesta, he ran around the Italian border by foot, and now I will do a kind of his challenge, but using our beloved Turbo Star. So if you are interested to buy this game or other games discounted, for example Farming 19 or 22, you will find a few links in the video description. And then I want to say thank you so much if you are watching and making me a company during my live streaming. I want to say welcome if you are not a follower of this channel, and I want to say thank you if you are watching this video in replay here on Twitch, or if you are watching this video on my YouTube channel. Thank you so much, and now I will try to speak with my French friends. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec Euro Truck Simulator 2.
avec notre bien-aimé Ivico Turbostar de Graph Garage. Nous allons continuer notre défi en désignant le bord de l'Europe. Nous allons rouler autour le périmètre du continent européen. Je vous dis merci à vous si vous êtes en train, si vous regardez cette vidéo en direct, et merci beaucoup à vous aussi que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur Twitch et ou sur YouTube. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu à prix réduit jusqu'à 70%, vous allez trouver dans la description du vidéo les liens pour acheter le jeu et puis les liens pour vous inscrire pour suivre mes canaux sociaux médias et le lien pour télécharger la mode, donc la page internet de Ralph Garage. Et puis vous allez trouver aussi le lien pour suivre la page Facebook de Ralph Garage. So worth forgetting that in the links in description you will find as well the link where you can download where you can download this game, this mod. So the Ralph Garage internet site and the Ralph Garage Facebook page. Okay. And I was forgetting to say you this, that is very, very important. Thank you so much. E allora un saluto a tutti quanti e benvenuta all'appuntamento lunartri. Buon inizio di settimana, visto che oggi è già cominciata annata vuota. Ah, fai diretta. Un saluto a tutti quanti, io vi ringrazio come sempre a voi che mi state facendo compagnia da questo momento in diretta, ma soprattutto a voi che state guardando questo video in replica anche a Twitch e anche a YouTube. Se siete interessati a vaccare Euro Truck oppure Farming Simulator 19 o a fare preordine i Farming Simulator 22, voi potete fare tranquillamente da un coppa link, sparagnate fino a 70% in coppa yoga e trovate yoga per tutte le piattaforme, quindi la PlayStation, l'Xbox e tutte quelle che volete voi, e sparagnate una cosarella di sorta. Poi nella descrizione del video trovate sempre i link che sono i link per siti internet di Ralph Garage, un link in azzaria onesta ovviamente per chi può leggere pure in francese, che è quello che sto facendo da questo momento, sto facendo perché mi sono ispirata a una sfida che ha fatto veramente un youtuber molto bravo che si chiama Nazario Onesta. È veramente un buon vaglione, fa belle cose, e questo Nazario Onesta vaglio si è fatto a perdere, si è girato tutto l'Italia, a parte si è girato tutto per perimetro, si è fatto per fuori per fuori, e quindi trovate pure un link al canale YouTube in Nazario Onesta, ma raccomando seguitelo. E poi lascio pure i canali social miei che sì, fa piacere, insomma, seguite su Facebook, Instagram, YouTube e ovviamente pure Twitch. E mo' a già ricordare gli amici francesi che mi sono scordati di dire che ovviamente questa sfida piglia spunto da una grande sfida che ha fatto Nazario Onesta. Allora, mes amis, j'étais en train de
Oubliez que ce que je suis en train de faire maintenant, donc le défi de tourner le périmètre du continent européen et à un moment avec la Diriger à destra. DLC Voltare à destra. disponible, j'ai pris l'inspiration en regardant des vidéos Voltare a destra. d'un très bon streamer italien qui s'appelle Nazario Onesta. Il a parcouru à pied le périmètre de l'Italie. Et donc, vous allez trouver dans les liens de dans la description du vidéo, vous allez trouver aussi le lien pour visiter le canal internet de Nazario Onesta. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue. Voilà, un peu de musique. E direi di alzare. No, così va bene. Ok. E come sempre, eccoci qua al nostro inizio di settimana. Come state? Innanzitutto, io mi auguro che abbiate passato un buon fine settimana. Io domenica sera sono stato ospite nel canale della Zappa Storta. Con il quale insieme a Gippo ci siamo divertiti a portare un po' avanti il gameplay di Ranch Simulator e ci siamo divertiti, insomma, procede bene e io sto avendo questo grande onore di partecipare alle dirette dei miei amici e questo mi onora, così come mi onora vedere con grande onore che molti di voi danno fiducia a questo canale guardando le repliche notturne e quindi io colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quanti voi che vi iscrivete quando la programmazione è in replica e non posso farlo di persona. Vi ringrazio il bot, ma mi sembra giusto e doveroso e opportuno ringraziare anche voi che Andare. in qualche modo, in maniera silenziosa e anonima, date lustro a questo canale, lo fate crescere. E quindi adesso devo fare un altro giro del discorso in inglese, in francese e in napoletano. Quindi diciamo che queste live non sono, o cerco di non farle, di non renderle banali, ma cerco sempre in qualche modo di Dirigersi a destra. renderle leggere e poi ovviamente col soft gaming cercando di rilassarvi un pochettino. E adesso vediamo se riesco a ricordarmi tutto ciò che ho detto adesso e a tradurlo prima in inglese, poi in francese e poi dirlo nella mia seconda lingua madre che è il napoletano. So, thank you so much. Thank you, hi everyone. Thank you so much for being here in this live streaming. Thank you so much for making me company. Today we will start our week, our Dirigersi a destra. stream week. I know that the week start with Monday, but my week here on Twitch begin on Tuesday. Dirigersi a destra e poi So, voltare a destra. how are you first and how did you spend Voltare a your destra. week? I hope you are in great form and thank you so much for making me company. Thank you so much if you are watching in this moment this video.
in live. And thank you so much if you are watching this video or replay here on Twitch or on my YouTube channel. So I want to say particularly to you that you are watching my videos in replay here on Twitch, and I am very proud to see that you chosen my very small channel, and following this small channel you will make this channel bigger. Thank you so much, thank you so much. Ed eccolo qui, il grandissimo Fern Bush. Carissimo, come stai? E qua dico il martedì, dico buon inizio di settimana perché diciamo che la settimana qui in streaming inizia il martedì, e quindi buon pomeriggio a te, ben ritrovato. E adesso vado a fare un attimo il giro. Ah, e vabbè, l'importante è che stai bene. Poi se posso tenerti anche un po' di compagnia durante la pausa, per me è un grande onore. Allora, je veux dire merci à vous pour votre compagnie quand je suis en direct. Merci beaucoup. Surtout à vous que vous choisissez de suivre le canal quand je suis en réplique. Je vous donne la bienvenue dans le canal. Merci beaucoup pour avoir choisi notre canal. J'espère que vous allez bien agréer le format. Bonne semaine. Je dis que pour moi la semaine commence le mardi. J'ai commencé à faire des directs. Comment allez-vous? Comment vous avez passé votre fin de semaine? Et voilà, j'espère que vous allez bien aimer le soft gaming. Et alors, voyou, nous saluons à tout le monde, obviamente. Et vi rinnovo encore i ringraziamenti a voi che state seguendo questo video in diretta, che mi facete una buona compagnia, ma soprattutto a voi che guardano la programmazione mia in replica. Mi onorate un piacere che insomma che seguite il canale e mi permettete in qualche modo di crescere. E voglio ringraziare soprattutto a voi che durante la replica appunto con tanta fiducia seguito canale, che sembra un grande onore. Grazie assai ovviamente. E mo mi faccio una chiacchieratella con l'amico Fernobus. Ma raccomando, se vi volete divertire, ovviamente nella descrizione del canale trovate tutti i streamer consigliati, poi ce ne stanno ancora altri che già mettere in lista. So if you are want to follow my friends streamer channel, you can do this looking at the description of the channel. You will find a few friends channel. Please help me let them grow up like the biggest bigger streamer. Thank you so much. Johnny, voilà, carissimo, buon inizio di settimana anche se è martedì, ma qua quando si inizia a streamare noi diciamo, io dico buon inizio di settimana. È un grande piacere e onore averti, non so se c'è ancora qua con noi, comunque ci sta anche l'amico Fernbus08, non so se lo conosci, io faccio sempre le solite cose, le solite presentazioni, è un amico streamer, se eventualmente ti va di seguirlo, insomma, perché è molto bravo e poi è una persona umile, un po' come tutti gli amici streamer che sto conoscendo sempre meglio. E quindi buon pomeriggio a te e ben ritrovato. Come stai innanzitutto? Non so se l'ho chiesto. Come passate il fine settimana? Io ragazzi questo fine settimana
Diciamo che è un po' tra stream e un po' di belle partite. Ha un gioco multiplayer online che si chiama Heroes and Generals. Mi sono un po' divertito, sto andando un po' avanti con i gradi, bello di filotto, e poi vabbè, fatto un po' di cosucce così, un po' di lavoretti a casa qua, approfittando per sistemare un po' delle cose, e poi, come si dice, primi doveri e poi piacere. Quindi ragazzi, siamo ancora qua, e ora ditemi un poco voi, senza scendere nei dettagli ovviamente, diciamo quello che si può dire, ecco. Bene, mi fa piacere, soprattutto quando le cose in certi periodi un po' difficili girano meglio, è sempre una cosa buona. Mo fra qualche giorno, insomma, tra poco uscirà Farming 22, non so se voi siete appassionati del genere, e quindi vedremo un pochettino le differenze, le migliorie che sono state apportate al gioco, e toccare con mano è tutta un'altra cosa. E noi la settimana la iniziamo sempre con il mitico Turbo Star di Ralph Garage. È una trasmissione, una live, ma anche le visualizzazioni del video che è molto seguito rispetto ai tanti video che faccio, è uno fra quelli lì molto molto apprezzati, e quindi approfittiamo un po' per arricchire la programmazione del canale, e poi pure per cercare di fare un po' di pubblicità a Ralph Garage, che direi fra i modder qui su Eurotruck, insomma, è uno tra i migliori, o forse il migliore. Al momento direi che è però il migliore. Adesso però godiamoci un po' il paesaggio. E noi andiamo dritto. Allora, qua direi di rabboccare il mezzo, perché mezzo serbatoio qua devo fare ancora 650 km, non so quanta autonomia possa avere, quindi nel dubbio pieno. Facciamo una foto. Allora mettiamo un po' di saturazione, appena appena un po', poi campo visivo. Ah, questo è lo zoom, ok. Ah, profondità. Ma devi fare profondità di campo.
non è questo. Ok. Mettiamo bene a fuoco il rimorchio. Ok, perfetto. Continuiamo. Avrei dovuto riparare il mezzo prima di partire. E allora, io vi do il benvenuto nel canale, approfitto. Io mi chiamo Fabrizio, per gli amici qui su Twitch sono anche conosciuto con il nomignolo di DoubleODB. Come mi chiamano gli amici Fernbus08 e la zappa storta, il gran maestro di farming. Quello a cui in questo momento state assistendo è la creazione di un nuovo format chiamato Soft Gaming. Il Soft Gaming è un format sperimentale che sto inventando, che consiste nel rilassare lo spettatore e farlo sentire rilassato durante e magari anche alla fine di una diretta o di un video. Se questo nuovo format vi piace e quindi siete entrati in questo canale in maniera curiosa, vi invito a seguire il canale qui Twitch, ma anche YouTube, Facebook, Instagram, che trovate nella descrizione del video. Grazie ancora e buona visione. Hi everyone, welcome to the stream. My name is Fabrizio. I am also now here on Twitch with the nickname as Dablo or DB, as my friends Fernbus and Jason Farm call me. The format that you are watching in this moment, this video or this live streaming, is an experimental format called soft gaming that I am trying to invent and to let it so diffused. And if you are entering here in the channel, or if you are watching this video by curiosity and you are enjoying this kind of making new gameplay, please follow the channel. Thank you so much. Bienvenue dans la direct ou dans la réplique. Je m'appelle Fabrizio. Je suis connu ici dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo ou DB, comme on m'appelle mon ami Fernbus08 et Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas une direct ou une vidéo normale, mais c'est une expérimentation et la création d'un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Le soft gaming, le but de ce genre de vidéo, c'est de faire relaxer ceux qui regardent ce genre de vidéo plutôt que direct.
Si vous êtes entré dans le canal et vous étiez curieux et vous êtes en train d'aimer ce genre de format, si vous voulez, vous pouvez suivre le canal parmi les follow et ça me ferait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Un saluto a tutti quanti. Io mi presento, io mi chiamo Fabrizio, ma da community di Twitch sono conosciuto pure con contronome IW, come mi chiama l'amico Fernbus08, oppure DB, come mi chiama l'amico Gran Maestro Jason Farm. Vronco benvenuta da questa diretta o se state guardando questo video in replica in coppa Twitch o in coppa YouTube, vronco benvenuta. Quello che in questo momento state guardando non è un semplice video a rovri da uno che sta giocando, ma è un video che fa parte di un format sperimentale che sto provando, sto cercando di inventare, che si chiama Usoft Gaming. E Usoft Gaming avessa praticamente avessa fare la sabuia che sta guardando diretta oppure si sta guardando un video in replica. Spero che insomma vi piace sto modo di fare questo nuovo format e facetemelo sapere se siete trasuti nel canale per curiosità o magari pure se state guardando questo video per curiosità, visto che è un canale che al momento mi pare che forse è un ripoco che va fa una diretta in quattro lingue. Ecco, se vi fa piacere seguite il canale mettendo un follow, insomma non vi costa nulla e facete insomma facete in modo tale che questo canale cresce. E questo è qua, andiamo, continuiamo e andiamo avanti. Prossimamente su questo canale troverete anche la DLC, quella dei mezzi pesanti della Volvo, quindi mi raccomando seguite il canale e passate anche per un saluto come hanno fatto gli amici Fernbus08 e Johnny Muratore, che ringrazio. Non so se sono ancora in diretta, sono in diretta, comunque io li ringrazio perché mi fa enormemente piacere quando qualcuno passa pure per fare un saluto. E allora adesso stiamo andando a San Pietroburgo. Sì, San Pietroburgo. Ho fatto una scaletta, ho pianificato. Ok, stavo dicendo che il giro è tutto pianificato, quindi c'è poca cosa. Perfetto. C'è poca cosa, diciamo così, improvvisata, se no ogni tanto qualche battuta, qualche canzoncina. E allora a voi che vi sto facendo compagnia, insomma mi fa piacere. In molti mi dicono: sai Dab, Fabrizio, io mentre sto cucinando, sto lavorando, sto studiando, ti tengo in sottofondo e mi fai compagnia, e questo mi fa enormemente piacere. Vuol dire che insomma avete trovato qualcosa che vi permette di non distrarvi e quindi vi fa fare anche tutte le cose che dovete fare, insomma onore e piacere mio.
e noi ovviamente stiamo viaggiando con il Turbo Star del Modder Ralph Garage. Ralph Garage, un nome e una garanzia. Belle queste casette. Va bene. Tu comandi e io vago. E qua che cos'è? Il confine di stato? Sto sbagliando, vedi? E infatti là non c'era il trigger, e infatti sì, alla dogana. È vero che dobbiamo entrare in Russia. Andiamo direzione San Pietroburgo con il mitico Turbo Star. Grazie. Thank you. Merci beaucoup. Grazie assai. 27.000 km percorsi su questo bolide Voltare a e non sinistra si e sente. poi voltare a destra. Sinistra e poi destra, ok. Voltare a destra. Fanno molti più controlli alla dogana turca. Quando si entra in Turchia, qui ovviamente qui su Eurotrack, fanno anche l'ispezione del mezzo con i raggi X, con i macchinari a raggi X. Ovviamente diciamo che è un qualcosa di, lo fanno a campione. Grazie. E ci sono anche i colleghi che si sono fermati a fare una piccola sosta, a fare la pausa. Ok, Prepararsi a voltare a sinistra. girare a sinistra. 1, 2, 3. Voltare a sinistra. Perfetto. Tempismo perfetto. Mi ha leggermente anticipato. C'è qualcosa in mezzo alla strada. Ah, erano i sacchetti della spazzatura. Ah, ecco qua. Ah, ecco qua, finalmente. Abbiamo messo anche la mod della DeLorean qua. Di ritorno al futuro, che tra l'altro quando è buio si illumina il flusso canalizzatore all'interno della macchina. Non so se avete mai visto il film o avete mai visto l'auto in funzione, e il flusso canalizzatore si illumina. Al momento forse non si nota tantissimo, perché dovrei fare una zoomata sullo sportello della macchinina, però vi assicuro che quando è buio si vedono le lucine. Il flusso canalizzatore sta flussando, disse Doc Emmett Brown, grande Giove. Il trattore sul rimorchio dovrebbe essere un Deutz, però mi dà quell'impressione là.
mantenersi a destra, ok. Se riusciamo a fare un po' di ripresa senza, no, forse non mi sembra proprio il caso. Che è l'ultima volta, ah no, è a sinistra, mi devo tenere. Che è l'ultima volta che ho fatto la ripresa panoramica con il drone, ho rovinato il carico, anche se già ho danneggiato il rimorchio per l'un per cento. Io ho creato un danno, quindi non va bene, no buono no good. E come diceva il mio maestro di francese, quando non conoscevo una cippa di parola in francese per farmi capire va bene non va bene, sono passati tanti anni, non so se sia ancora vivo. E lui si chiamava Monsieur Nav, il maestro Nav, nave si scrive, e mi diceva: non è bello questo, questo va bene, questo non va bene. Parlava due parole di italiano, e pensate che grande difficoltà uno studente di quinta elementare che doveva imparare la base del francese, che poteva essere la frutta champignon, la poire, eccetera eccetera. Tenersi a sinistra. Però poi alla fine, diciamo, ciò che mi ha aiutato maggiormente è stata la TV, i cartoni animati e la musica. Diciamo che molto più i cartoni animati o i film, perché poi si associano le immagini alla parola, e poi man mano col tempo, iniziando a frequentare, a rifrequentare, perché poi sono rientrato in Italia, ho fatto l'esame della quinta elementare, perché all'epoca si faceva l'esame alla scuola elementare. E poi ho studiato al College Voltaire di Colomy, che corrisponde a, diciamo così, a una scuola media barra istituto superiore, va? E lì ho potuto e ho dovuto iniziare a pensare in italiano e parlare in francese. E vi ho raccontato anche un pezzettino della storia della mia vita. Cidablo, ma chi se ne frega? Beh, cioè, giusto. Così, giusto per fare due chiacchiere. Le lingue straniere sono come lo sport. Se non le praticate spesso, poi vi si arrugginisce il vocabolario, il dizionario. E quindi tocca ogni tanto andare a rispolverare. E quindi, se potete, siete studenti di lingue, appena potete, ogni tanto andatevi a fare un viaggetto, andate nei luoghi delle lingue che avete studiato, che vi piacciono di più, perché è lì che metterete a dura prova la conoscenza della lingua, ma non tanto per la difficoltà, ma quanto proprio per un fatto di doversi sforzare forzatamente, poi dover comunicare in quella lingua, il che tante volte potrebbe farci anche rispolverare. Dicevo che potrebbe
farci rispolverare un po' qualche termine che magari Tenersi a sinistra. sì, è qua. Che poi quando vi ricordate quel termine, perché magari in un'occasione che vi serve quella parola non ve la ricordate, poi quando vi esce fuori dice: ah, quella parola si diceva così, oppure magari l'andate a cercare su un dizionario e dite: questa così si diceva. E quindi poi ovviamente fra la lingua scolastica e quella parlata c'è un abisso. Quindi è per questo, se siete genitori, avete l'opportunità e avete figli che sono particolarmente attratti da una lingua, ecco, se potete mandateli a fare un'esperienza nella nazione, appunto, perché permetterà loro di poter acquisire una maggior padronanza della lingua vera e reale. Ovviamente pure se voi per lavoro, per passione potete viaggiare per ripassare un po' di lingua, ecco, fatelo. Viaggiate, come si dice a Napoli, vritaven bene. Godetevi queste belle esperienze. Che stiamo quasi arrivando a San Pietroburgo. E voi in chat parlate qualche lingua straniera in particolare? So I was talking about the foreigner language. So I said that when I was a child I studied in France, and I know and I knew the difficulty to learn the language when you are a child, when your brain is growing up. And I know that there is a lot of difficulty. And when when we try to speak a language, and when we studied the language at school, so often it's not the same language or the same slang that people in a specific nation use. Sometimes they use different terms. So, if you have children or a son that they study other language, if you can let them go in the nation and let them to let them to give to their foreigner language a better and a real knowledge. And if you can do the same, if you work for work or for other for passion. Do your travel, do your trip, enjoying, Uscire a destra. and so. Alors, j'étais en train de dire Tenersi a sinistra. comment j'ai appris à parler en français. J'avais dit que j'ai fréquenté le CP quand j'avais beaucoup d'années à moi, et j'avais mon professeur qui s'appelait Monsieur Nav.
qui, pour me faire commencer à apprendre la langue française, il me faisait étudier la base, Alla rotatoria, prendere les la noms des quarta fruits marcia. et toutes ces choses-là. Et je me rappelle de lui parce que quand il me faisait apprendre, il était en train de me Tenersi faire a apprendre destra. le français. Il disait une phrase pour me faire comprendre quand le mot, la prononciation était bonne et quand non. destra. Il disait en italien, non è bello questo, questo va bene, questo non va bene. En traduit, ça veut dire ça, ce n'est, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça va, ça va, ou ça va pas. Et donc j'ai pu constater sur moi Tenersi a destra e poi uscire a la destra. difficulté d'apprendre une langue étrangère. Et Uscire a destra. si vous avez des fils qui étudient les langues étrangères, si vous pouvez, faites-les voyager et faites-les aller dans les pays, dans les nations où, pour apprendre mieux la langue. Parce que la langue étudiée à l'école et la langue parlée dans le lieu, elle n'est pas toujours la même. Il y a beaucoup de mots qui sont très différents de ce que notre professeur nous fait apprendre à l'école. Et voilà. Mais voyager aussi pour plaisir ou si vous êtes un passionné par les voyages, faites-le tranquillement. Et voilà, caro Johnny, scusami se ti ho tenuto un pochettino appeso qua. Ah, purtroppo devi sapere che qua se perdi il filo del discorso non riesco più a tradurlo. E quindi non sono ancora. La mia memoria è un po' gommosa, va, non elastica. E quindi mi occorre finire tutto il discorso, altrimenti mi dimentico. Ah, anche tu inglese, io il mio inglese, le mie lingue straniere in generale, diciamo che non sono proprio il massimo. Però cerco, come dicono i francesi, je me débrouille, ovvero me la cavicchio. Un po' come quando uno dice sono uno strumento, però lo strimpello. Diciamo che il mio francese è molto, ma molto, ma molto, ma molto arrugginito. Però poi col tempo uno più parla e magari se non ricorda una parola è molto, come dire, intelligentemente se va a cercare il vocabolo e quindi evita di dover fare Tenersi a sinistra. le figurelle. Comunque è vero il fatto delle lingue straniere, quando le studi a scuola ti insegnano un termine, poi magari quel termine è poco utilizzato. Infatti c'è un altro YouTuber che ogni tanto mi vado a vedere i suoi video che spiega l'inglese, è un giovanotto che ora al momento non mi ricordo il nome e lui dice proprio questo, che le parole e i concetti non sono sempre come ce l'hanno insegnato a scuola e quindi ogni tanto quando mi devo andare a studiare qualche concetto in inglese vado nel suo canale YouTube, mi vado a vedere i termini, me li appunto come si faceva prima e poi magari all'occasione quando mi serve ricordarmi un termine o un concetto mi vado a rivedere gli appunti. Tenersi a sinistra. Ok, San Pietroburgo, sa che ci vuole ancora tempo. Ah, 70 km, siamo quasi arrivati. Ma dopo dobbiamo andare verso Vilnius.
Alla prossima. Che non, vediamo un po' la mappa se si fa vedere. Ecco, questo è il giro che ho fatto. Sono partito da qua, da Tampere, no, col Kapellskär. Poi mi sono imbarcato e ho fatto tutto questo giro qua. E adesso mi trovo a qualche chilometro da San Pietroburgo. E ho preso spunto per questa nuova avventura con il Turbo Star da uno streamer che si chiama Nazario Nesta. Pensa che lui ha girato il perimetro dell'Italia, se l'è fatto a piedi. Se non lo conosci, magari lui ha anche un canale qui su Twitch. Però solitamente lui i suoi video ce l'ha su YouTube. Si chiama Nazario Onesta, c'ha un'icona di un personaggio disegnato. È una persona con la barbetta lunga e con i capelli a rasta. È un simpaticone. Ultimamente è stato nell'est Europa a fare a portare aiuto, a dare una mano. È bravo, è bravo. Io qualcosa di simile. Ah, perfetto. Io qualcosa di simile l'ho fatto, però diciamo indossando la divisa dell'esercito in missione in Kosovo. 2002, novembre 2002, aprile 2003. E pensa che quando uscivamo di pattuglia, studiando sulle carte topografiche, vedevamo che saremmo passati nei villaggi. Facevamo una bella colletta consistente e compravamo un sacco di merendine, perché sapevamo che quando si entrava in questi piccoli villaggi sbucavano fuori questi piccoli folletti, tutti questi bambini, e ci venivano incontro. E mi è capitato una volta in un villaggio molto molto sperduto che appena abbiamo varcato la strada, appena abbiamo imboccato la strada a sterro, perché la guerra diciamo che aveva distrutto buona parte delle case, delle strade, insomma le periferie, ecco, appena imboccammo la strada e quindi uscimmo, entrammo nel villaggio, come i folletti sbucarono tutti sti bambini e gridavano italiano, 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 e vennero attorno a mezzo, e noi sapevamo e facemmo la distribuzione di queste merendine. Non ti dico quanto, colletta si intende proprio colletta, non significa 2 euro, 5 euro, ma una bella consistenza, perché poi abbiamo attraversato quattro villaggi in quel pattugliamento. E quindi ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza che ha fatto questo grande Nazario, e di portare viveri. Lui poi ha costruito anche, ha dato una mano a costruire gli alloggi per le persone meno fortunate. E quando ho visto i video di Nazario mi sono commosso, mi sono emozionato e mi sono ricordato di quanto siamo fortunati noi. All'epoca pensai che quello che noi abbiamo, seppure un po' disastrato, all'epoca il popolo kosovaro non ce l'aveva. Poi fortunatamente non sono stato in loco, però ho potuto vedere dai video pubblicati su YouTube e sui vari gruppi Facebook che fortunatamente il Kosovo si è ripreso e le strade e i palazzi che erano distrutti oggi sono dei palazzi belli e belli, insomma, ripresi e stanno bene. E diciamo che un po' sentimentalmente mi sento legato a quei luoghi, perché mi hanno fatto crescere in maniera così rapida,
e mi hanno segnato così profondamente che i miei 20 anni sono diventati 30. Ok, babbo, questo è il primo carico, l'abbiamo lasciato. Allora, vediamo l'altra. Dovrei caricare un altro yacht da qualche parte. Vediamo se l'ha caricato. Vilnius. No, mi sa che non l'ha preso. Vilnius. Eccolo qua. Perfetto. Beh, devo fare il giro così. Lo allungo un pochettino. Ok. Allora, mi dovrei trovare. Ecco, infatti già sta là. È ora di andare. Ok, ho fatto in modo tale. Questa si utilizza per creare i contratti personalizzati Virtual Speditor. Ti permette di creare appunti di itinerari personalizzati. Ah, e infatti e anche io Nazario l'ho iniziato a conoscere più o meno in quel periodo là, il periodo della quarantena. È veramente bravo ed umile. Oltre al fatto del papà Mastro Sabino, non so se l'hai visto quando hanno costruito, hanno sistemato la casetta in campagna là. Mamma mia, mitico Mastro Sabino. E il papà, non so se l'hai visto quei video. Con una pazienza quel papà. Evviva chi fa del bene. Evviva, evviva, evviva. Albis ardua. Albis ardua semper. Speriamo di non rovinare il camion qua. E comunque Johnny sta utilizzando la mod a pagamento qua di Rough Garage che mi ha dato un motore di 640 cavalli. Viaggio. L'ho pagato all'incirca 5-6 euro, però va una bomba. Però c'è anche la mod base che c'ha 400 cavalli, mi pare. 400, 480, quant'è? Sì, 480 cavalli che pure sono buoni. E mo mi diverto un pochettino col Turbo Star. Alla fine su questa tratta ho preso due multe, ho pagato, mi pare, una a 250, un'altra a 300, quindi diciamo 600 euro di multa. Un 1% di danno al rimorchio, fortunatamente non ho danneggiato il carico e questa è la cosa più importante. Allora, modifichiamo l'itinerario. Perfetto. Perfetto, ok. Andiamo. Andiamo. A destra, giusto. Poi Nazario in questo periodo è rientrato perché aveva dei problemi al ginocchio. Voltare a destra. Infatti, in alcuni video precedenti, quando è andato a trovare la mamma, si è fatto visitare dal dottore là e c'è un problema al ginocchio, solo che a quanto pare se sto problema è diventato un poco più pesante, quindi ha dovuto fare quello che deve fare. Babbo, detto questo,
Nazario, non so se mai vedrai questo video, ma sappi che sei un grande. Sei un grande, grande, grande. Tieni cuore rosso, anzi come si dice a Napoli, tieni cuore. Ok, poi facciamo quest'altra consegna. Si fermano, hai visto Johnny quando io busso qua, tutti si fermano. Devi sapere che hanno un gran rispetto per il Turbo Star di Raff Garage qua. Tenersi a sinistra e voltare a sinistra. Ok, tenersi a sinistra, voltare a sinistra. Dai la cera, togli la cera. A sinistra. Tozzi fan. Fermiamoci, altrimenti questi ci fanno la multa. Bello. Special. Anzi, è iniziato pure a piovere. E devo ammettere che è molto maneggevole questo Turbo Star. Molto molto. Sempre dritto. Soprattutto è, forse non so se è un po' più corto rispetto ai camion standard, però. O forse sono io che sono un po' migliorato sulla guida, però. È maneggevole. Tiene bene la strada. Ha un freno motore, anzi un retarder molto molto aggressivo. Consumi, consumicchio, però è un 640 cavalli, ha un serbatoio, una capienza di carburante limitata, quindi è abbastanza normale che ogni tanto debba andare a rabboccare il serbatoio. Ha fatto un ottimo lavoro Ralph Garage perché ovviamente i dettagli sono perfetti, sono identici. E ho visto anche come, cioè, sono andato nella spiegazione di come hanno creato i progetti. In pratica hanno scattato delle foto in 4K, qua devo andare dritto. Hanno scattato delle foto in 4K e quindi è per questo che sono riportati tutti i dettagli fedelmente nella progettazione grafica. E hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Sono degli ottimi modder. Insieme a Peppe978 invece su Farming eppure ha fatto il Turbo Star, insomma bravi bravi bravi, sosteniamoli, sosteniamo i nostri modder quanto possiamo con un supporto economico. Sempre dritto. Ok. Stanno facendo il video al camion. They are taking photos or video. That's why the car on the left is not running so fast. Però sto Turbo Star è fatto veramente bene.
Mo prima distributore di benzina. Rabocation. Salve. Vedo che stanno ancora filmando col cellulare. They are filming with the mobile phone in the car, in the white car behind us. Tenersi a sinistra. Ah, perché c'è la rotonda, ok. Ah, ok, ora ho capito perché. In questo momento stiamo scoprendo un nuovo itinerario che non ho mai fatto prima. Ho sbagliato strada? Possibile mai? No. Ah, ecco perché ho sbagliato io a metterlo, ok. Però voglio vedere un attimo una cosa. Perché l'itinerario voglio capire se è corretto, se o se sono i punti checkpoint che sono incorretti. Allora, vediamo un attimo la mappa. Ah, perfetto, ok, era un checkpoint errato. Perfetto. Luga, poi Pskov. Ok, sì. Utena, Vilnius, perfetto. Ok. Possiamo partire. Ai ai ai. Perfetto, ci stanno agevolando ad entrare. Grazie. Grazie. Mais pianta giù. Ah sì, questa è sta zona qua, mettono tutto mais anche dall'altra parte della mappa, oppure ci piazzano le piantagioni di mais. Mais. C'ho spazio? No, qua non c'è lo specchio anteriore. Oppala. No, che ho fatto? Ho toccato la macchina? Ok. Dai! Secondo me stavo guardando la diretta col cellulare. A proposito, i miei video e le mie dirette, se state guidando, vi chiedo la cortesia, non le guardate. Pensate prima di entrare a casa dalla vostra famiglia, dalle vostre mogli, fidanzate, compagni, eccetera, eccetera, compagni. E poi dopo, non vi preoccupate, quando riaccendete il cellulare, potrete continuare da dove avete lasciato. La sicurezza prima di tutto, mi raccomando. So please don't watch my live streaming or my videos while you are driving. Please do not do this. Don't do this. It's very dangerous. You must Sto go ricaricando il home percorso. and stay safe. Ok, mi risparmio un po'. Because shock, because bello però sto robot stare. Rough garage. Ho detto tutto.
Il nostro yacht a quanto pare per il momento è sano e salvo. Speriamo fino alla fine del percorso. Ok, ha smesso pure di piovere. Ottimo. Allora, qua che dice? Dritto. E andiamo dritto. Luga, Luca, e ci rilassiamo un po' con Dab. Ma chiamatemi pure Fabrizio, non ci sono problemi. Onore e piacere mio avervi nel canale. Mi auguro di essere di compagnia per voi che state guardando questo video in diretta. Fatemelo sapere lasciando un messaggio. Soprattutto per voi che guardate questo video in replica qui su Twitch, ma anche su YouTube, mi auguro che vi stia piacendo questo nuovo format che si chiama Soft Gaming. È un format nel quale ci si rilassa, si chiacchiera. Ci si fa compagnia. Guardate in the channel. Welcome to the live streaming. Welcome to the replay if you are watching this video or replay on Twitch or in my YouTube channel. I hope you are enjoying the soft gaming. This is a new format that I'm trying to invent. Let me know typing a message during my live streaming or during my replay here on Twitch or on my channel, on my YouTube channel. Thank you. Merci beaucoup. Allez, allez. Merci pour être vous être arrêté à regarder cette vidéo. Bienvenue dans le canal. Je m'appelle Fabrizio. Et ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est un format expérimental que je suis en train d'inventer qui s'appelle le soft gaming. Et le soft gaming, le but de ce genre de vidéo et ce genre de format, c'est de vous faire relaxer. Faites-moi le savoir si vous êtes en train d'aimer ce nouveau format. Laissez un message en réplique si vous êtes en train de regarder ça en direct, en réplique ou sur YouTube dans les commentaires. Sur les commentaires. Merci beaucoup. Grazie ancora a tutti voi che vi iscrivete come sempre quando sono offline. Ciò mi onora e mi fa capire che devo cercare di migliorare ancora. Veramente, ma tanto, 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 come si dice dalle mie parti, assai, assai. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Stavo andando fuori strada qua, non si è mai che
Danneggio sto carico qua. Dopo chi lo sente? Al cliente qua. Ci hanno dato ancora un'altra. Un po' di lavori internazionali qua. E quindi dobbiamo essere più efficienti possibili. Che paura, ma cacasotto. Credevo perché ho avuto l'impressione che per poco quel camion mi avrebbe urtato il mezzo. Meno male che non è stato così. Belle comunque queste strade qua. Se volete vedere altri panorami belli, riprogettati o progettati e quindi riportati dalla SCS, vi consiglio di acquistare American Truck. Hanno replicato dei paesaggi americani fatti veramente dettagliati al massimo. Fatto molto bene. E ovviamente quando si arriva nelle zone della Russia si notano queste belle distese verdi, foreste. Andate dritto. Bello. Pskov. Abbiamo quasi percorso 28.000 km con il Turbo Star, il mitico Turbo Star di Rough Garage. Un nome e una garanzia. Ma io qui però mi sa che ci sono già passato, non con questo mezzo, ma con lo Scania. Mi sa che l'ho già attraversata questa zona. I convogli con gli amici della Tank Transport SRL e con gli amici dell'Angolo dei Simulatori, che sono due gruppi Facebook. Che il limite è 60 e stiamo andando bene, molto bene. That's all right, very well. Sì, ci sono già passato con lo Scania, mi ricordo della caserma dei paracadutisti qua, questo monumento qua. E approfittiamo nel frattempo che il semaforo fa scattare. Oh. Anche se diventa un po' elemento di disturbo, però dai, così. Allora, un'andicchia di saturazione senza esagerare, una bella fotografia. Oh, devo aumentare un po' la profondità di campo, però. Sfocatura profondità? No, non è questo. Eccola qua. Apriamo
chiudiamo il diaframma della fotocamera e facciamo rendere pure la garitta. Chiudendo il diaframma aumenta la profondità di campo, più più apriamo il diaframma e più la profondità di campo diminuisce, più chiudiamo, il numero di F, il rapporto di F diventa maggiore, quindi chiudiamo, aumenta la profondità di campo e si riduce la quantità di luce che va a colpire il processore. Ovviamente, qui sto utilizzando la priorità diaframmi che su Canon è AV, la modalità su Nikon adesso non la ricordo, solitamente mi sembra che è la terza posizione. Poi c'è Time Value TV, che invece impostiamo il tempo di scatto e lui poi gestisce tempo, no, diaframma e ISO. Vabbè, l'ISO io li metto, no, l'ISO si imposta manualmente. Qual è priorità, diaframma e tempo? Vabbè, comunque quello là. In questo momento sono un po' affuso, vi chiedo scusa, ma diciamo che è un po' complicato restare concentrati e a ricordarsi due cose insieme. Mi sa che devo fare un piccolo ripassino, eh? Ci vuole. Priorità diaframmi significa che io imposto il diaframma e la macchina mi imposta il tempo, giusto? Apertura, tempo, ISO. Ah, giusto, mi va appunto la macchina con priorità, tempo, la macchina decide l'apertura del diaframma perché io imposto la ISO. Priorità, tempo, invece mi imposta l'apertura del diaframma, sempre perché io già imposto l'ISO, ma quello normalmente dovrebbe impostare ISO e anche l'ISO con quello che vi ho detto prima. Quindi priorità diaframma, tempo e ISO. Priorità, tempo, ISO e diaframma. Ovvero ISO è la sensibilità del processore, diciamo nel caso di un apparecchio digitale, oppure Raffa005 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Voilà Raffa, benvenuto, benvenuto nel canale, grazie per il follow, benvenuto nella live. Si è entrato nel momento in cui stavo ragionando su alcune cose sulla fotografia, sulla teoria della fotografia. E stavo spiegando quando impostiamo, se abbiamo una reflex o macchine che ci permettono di lavorare, diciamo, manualmente. Quando impostiamo la modalità apertura diaframma che è AV auto value su Canon, su Nikon non mi ricordo, la macchina solitamente imposta tempo e ISO automaticamente. Se invece mettiamo priorità diaframma, metterà ISO e tempo. Però io solitamente l'ISO le imposto già io, perché occhio, negli ambienti ti rendi conto che se c'è tanta luce bisogna mettere l'ISO più bassa che c'hai, quindi 160, 50, 100 bar 50 bar 60. O se invece gli ambienti sono un po' più meno illuminati, oltre al fatto dell'apertura del diaframma, ma è un discorso un po' lungo, quindi sempre lavorare in priorità diaframmi, come lavoravano in passato le prime macchine fotografiche semi-automatiche degli anni 70. Ci sarà anche un bel effetto bokeh. Ho sfocato.
Grazie. Raffa, anche tu giochi ad Eurotrack? Ah, meno male. E allora, in questo momento, vedi, io sto portando in live. Questa è la. Il martedì è dedicato al Turbo Star. Questo qui è il Turbo Star di Ralph Garage. Non so se ne hai mai sentito parlare, insomma, sono dei modder italiani. Guarda, se digiti il comando punto esclamativo gioco oppure digita gioco, ti esce un link dove puoi acquistare Eurotruck Simulator 2 a prezzi scontati. Si trovano i giochi fino al 70%, quindi magari facci un pensierino perché ti viene a costare poco. E poi diciamo che la versione che scegli tu non è che proprio non va bene, soprattutto in live. Quindi Prepararsi a un digita viaggio. gioco oppure punto esclamativo gioco e ti esce il link del sito dove puoi acquistare Eurotruck, ma anche altri giochi scontati, multipiattaforma. Puntare a sinistra. Ecco qua, avevo detto se non l'uno è l'altro comando. Si trovano diversi giochi a prezzi scontati, così almeno non hai problemi. Insomma, ti ho detto, mi pare che ultimamente l'ho visto a 5-6 euro il gioco, non costa tanto. Tu giochi da Steam oppure lo utilizzi quello lì del sito internet suo? Ti ho detto, io ormai i giochi li prendo tutti là. Anche le DLC le sto prendendo da Instagaming. E ho messo pure in preordine Farming Simulator 22, che pure l'ho trovato ad un prezzo molto scontato. Questo è l'undicesimo gioco che acquisto su Instagaming. A sapere, mi metteva dall'altra parte. Ecco, è arrivato lo Scania. Oh, chimica italiana. Mentre invece la mod questa qui del Turbo Star è sempre gratuita, basta che vai su internet e digiti Ralph Garage, oppure se vai su YouTube, nel mio canale YouTube dove ci sono i video dedicati al Turbo Star. Nella descrizione del video trovi anche il link dove puoi andare a scaricare la mod base gratuita del Turbo Star di Rough Garage, e che è fatta veramente, veramente, ma molto, molto bene, curata nei minimi dettagli. E questo è gratuito. Poi ci sono anche le mod a pagamento che ti danno qualcosina in più, però la mod base del mezzo è ottima, c'ha 480 cavallucci e ti permette di toglierti delle belle soddisfazioni.
Multiplayer al momento sì, ma non ancora programmato, se è quello che intendi tu con i follower del canale. E ci sto pensando e mi sto organizzando per questa cosa qui. Al momento gioco ancora sulla vecchia piattaforma di Track SMP. Diciamo, sono ancora rimasto e un po' affezionato alla vecchia applicazione che mi permette ancora di interagire con un bel po' di persone. Preferisco più, sinceramente, Alla rotatoria, incrociare piattaforma uscita. altre persone, anche che non conosco, piuttosto che rimanere in un server, ma non so se entra qualcuno, se vuole divertirsi oppure no, e almeno lì sono sicuro che mi metto lì e poi se acchiappo qualcuno che si diverte a fare l'autoscontro, e beh, pazienza. Però al momento comunque gioco sì al multiplayer, però non ancora con i follower del canale. Però se dovessi organizzare con altri amici il convoglio, ne terrò presente. Se vuoi rimanere informato, magari puoi iscriverti nel canale Discord Alla rotatoria, prendere la e sinistra. trovi il link sotto la foto. Basta andare nelle informazioni Adesso. del canale e trovi il link dove poter accedere poi al canale Discord. Approfitto ancora per darvi il benvenuto nel canale. Io mi chiamo Alla Fabrizio. rotatoria, prendere la sinistra. E ciò a cui state in questo momento state assistendo è la sperimentazione di un nuovo format che si chiama soft gaming. E il soft gaming non è altro che un nuovo modo Adesso. di fare gameplay e far sì che chi guarda una live o un video si possa rilassare e quindi possa trovare in questo canale e nella produzione dei contenuti di questo canale possa sentirsi rilassato e quindi mi auguro che possa non essere il solito gameplay, il classico gameplay, insomma che. E quindi vi ringrazio ancora una volta voi che vi siete messi in comunicazione, vi siete fermati in questo momento a guardare questo video in diretta, ma anche a voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e sul mio canale YouTube, sempre Tab Logistica. Hi everyone, Alla welcome rotatoria, to the prendere stream. piattaforma uscita. Thank you for Uscire behind adesso. here. Welcome to the stream, welcome to the replay. My name is Fabrizio, and what you are watching right now in this video or in this live streaming is a new format. I am trying to invent a new format called soft gaming, and the goal of this new format that I'm trying to invent is letting you feeling relaxed while watching my live streaming or watching my replay here on Twitch or on my YouTube channel. Welcome again, everyone. Thank you so much. I hope you will enjoy Andare. the game. Hi, welcome. Ich bin Bründel. Welcome. Sorry, I don't speak German. Welcome.
Welcome to the stream and welcome to the channel. Salut à tous et bienvenue. Je m'appelle Fabrizio. Bienvenue dans la direct ou bienvenue dans la réplique ici sur Twitch ou dans mon canal YouTube. Bienvenue. Merci pour vous être arrêté. In this moment you are watching an experimental format that I'm trying to invent. It's called soft gaming, and the goal of this new format is letting you feel relaxed. Alors je me suis trompé de parler du français à l'anglais, voilà. Ma tête, voilà, je voudrais dire merci pour vous être arrêté ici. Je m'appelle Fabrizio. Bienvenue dans le canal. Bienvenue dans la directe. Bienvenue dans la réplique. Je m'appelle Fabrizio, je l'ai déjà dit. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est un nouveau format que je suis en train d'inventer. Et c'est le. Il s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de direct ou ces vidéos, c'est de vous faire sentir relaxé ou de vous faire relaxer en regardant les directs ou les vidéos en réplique ici sur mon canal Twitch ou mon canal YouTube. J'espère que vous allez bien agréer ce nouveau format. Faites-moi le savoir, merci beaucoup. Ok, ich bin eine Bunda. Is it correct by the pronunciation? ich bin eine Bunda. Ja? Ich bin. I am. I only remember ich bin, I am. Not the other words. I studied a long time ago German, but the German is a so hard language to learn. I know other two languages. I know that my English and my French is not correct, but I try to I try to communicate. The language is like the sport. When you know when you don't practice sport, you need a lot of time to let your body to readapt to other effort. Ah, okay. What's your nationality if you want to say I am Italian? In the specific, I am Neapolitan, like. Like Bud Spencer. Like Sophia Loren. Oh! Turkish! Ah, okay. Do you speak French? Ah, je m'appelle comme moi. As I say, ich bin.
Je m'appelle. C'est bon. That's good. You should learn to know the word to say bread or other foods. This is the first word. Those are the first words that you must know in one language. Then you can learn other words. Lately, it's not a problem, but it's very important to eat. Ah, I only know Ich bin Fabrizio, Ich bin Neapolitanisch, Ich bin Italienisch, Ich komme aus Neapel. And that's all. Ciao Arvid, benvenuto in live. I remember that I was studying in the hotelry school, so I remember Ich arbeite in Speisesaal. It should be I work in the restaurant, so, but it's a long time that I studied the German language. Maybe a couple of decades. In the 19th years. Oh yeah, but I need to learn to call the food. Yeah, I have the double of my age is a double of a cup of decade. I am older than you. But I know that I seem to be younger. I can't say my age here in life, but you will understand. It's the double of a couple of decades. I studied German in from 1993 to 1996. Thank you. I know everybody when I say my age, they say, oh no, you looks younger. They give me a half of my age. They say, you are 30, 32. I say, one arm. You are great, you are making me laughing today. So I think that you are 21 years old. Thank you. I look younger. I know because my way to communicate and to stay with person. Let me looks like younger. Because I had a lot of experience with the young generation, so that's what maybe why
I have a way to talk, to communicate, and I look younger. I appreciate your compliment. Thank you. You make me very happy. This is the first time that I laughed so much by another person, because normally I try to do this with the other person, but now you are great. Thank you so much. Ich bin ein Wunder, ja. Sorry, my utmost respect to my friend, German friends. We are kidding, but I know that you are well understanding that. Kidding, but I am very respectful. Bunder. But what does it mean, Bunder? I don't know. Ah! Because a lot of German words comes from the English, but the German is a Latin word. It's a very complicated the German language. Bunden, meine Bunde, Bunden. That's what we say in French, mon frère. Voltare a destra. And we say that word in Neapolitan, fratm, frat. And the Neapolitan language have a lot of frato. That's right. And the Neapolitan language has a lot of words from the French, from a few words from the Turkish. I don't remember at the moment what are the words, from the German, from the French, from the English, from the Greek, from the Spanish. There are The Neapolitan is a so hard language, and in a word you can reduce a concept. I didn't know that. I know for the Neapolitan because while you talk and when a person is very interested to know the origin of the language or a dialect, so I have made some research, and I finally know that a lot of words come from maybe more than 4 or 5 words that I remember comes from the Turkish. I didn't know about the words, Turkish word, in the French language. This is a really, 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 for me, really funny. Sorry, funny, because I speak so good French, not in this moment, but before I speak so good French. Uh.
And do you know, I will say you a title of a, I suppose the of a song, a very no song in the world. So do you know this song, O Sole Mio? Did you ever heard this title? I will try to sing you this song. Mana tu sola, più bello in e, o sola mia, stam fronda a te. O sola mia, stam fronda a te, stam fronda a te. Did you remember something? Maybe you don't know this song because you are too young. Maybe when you will have my age, you will know this song. Okay, you are so young. This is one of the most famous Neapolitan classical Neapolitan song in the world. Do you know Luciano Pavarotti? Tenersi a sinistra e poi dare a sinistra. Maybe you will know Eros Ramazzotti, Laura Pausini. They are very, very modern. This is the ancient Neapolitan song. As we see, classical Neapolitan song. Ah, okay. I know because you are younger, but you should listen to O Sole Mio and Funiculi Funicula. Funiculi Funicula, with the accent on the latest word on the A. You will hear a classical song, Neapolitan song. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ok. Those songs are no everywhere. Prepararsi a voltare a sinistra. Everywhere where there are maybe older people like me. They will remember. Ah. Ci facciamo un bel parcheggio. Ah, ma sta andando tutta un'altra parte. Sorry, don't worry. Don't worry, the Neapolitan is a own language. They say they call a dialect, but really we see that Neapolitan is a language.
that because Salvo 262 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Ciao Salvo 262, benvenuto nel canale, grazie per il follow. So I was saying that Neapolitan is a main language because the Neapolitan have the a main grammar, verbs and so on. So it's a very difficult language. Salvo carissimo, buonasera, benvenuto nel canale, benvenuto nella live. Qui con noi c'è Ich bin Burner, poi ci sono altre persone, comunque approfitto per ringraziarvi per aver scelto ed onorato il canale di avervi come follower. E qui in questo momento stavamo chiacchierando con l'amico Ich bin Burner, che è un amico turco ma che ha un nome, il nickname che è tedesco. Sì. È il Turbostar di Ralph Garage, lo sto portando in live da un annetto ed è una bomba, va veramente molto molto bene. Infatti è una mod che ho acquistato, anche la mod a pagamento che mi ha dato diverse opzioni con il motore da 640 cavalli, insomma un bel po' di cosucce. Allora signori, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia la live con il nostro amato Turbostar termina qui. Ci rivediamo la settimana prossima sempre dalle 16 in poi. Questo video sarà disponibile in replica su YouTube giovedì alle ore 12, quindi tutti i martedì ci dedicheremo al Turbostar di Ralph Garage. Poi per quanto riguarda, se siete interessati a scaricare questa mod, nella descrizione del video vi lascerò tutti i link, fra cui uno per acquistare giochi scontati, quindi Euro Truck, Farming 19, Farming 22, quindi giochi multipiattaforma a prezzi scontati fino al 70%. Poi vi lascio il link del sito internet di Ralph Garage, vi lascio il link della pagina Facebook di Ralph Garage e infine vi lascio il link per il link dei miei canali social media, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video in diretta. Non lasciate, per voi che state guardando questo video in replica, restate sintonizzati, perché al termine di questo video partirà il prossimo video, che è House Flipper. Quindi restate sintonizzati, grazie ancora a tutti quanti voi per avermi seguito in diretta e per avermi fatto compagnia. Mi auguro di avervi fatto buona compagnia anche a voi che avete guardato questo video in replica. Detto questo, passiamo a parlare un po' con gli amici inglesi. Thank you so much for being here in live streaming. I hope that I have done I hope to be of a good company for you here in live streaming. I hope I felt very good company with you here in live streaming. I hope that I have been a good friend with you. If you are watching this video or replay here on Twitch, you will find this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. on YouTube. If you are interested to buy this game or other game with the lower price, you will find a few links in the video description that are the link for the store. You will buy a game or application
program for PC. There are multi-platforms, so PC, PS4, PS5, Xbox, etc., etc. Then you will find as well the link of the Facebook page of Raf Garage, the link of the Raf Garage site, internet site, where you can download free mods, and you can buy also paying mod, and you will find in the latest part and the link of my social media channels that are YouTube, Facebook, Instagram, as well Twitch. Please stand by, don't leave this video if you are watching this video on replay. You will find after this video the next video of my programmation, that is House Flipper. Thank you so much. Now I will try to speak with my French friends. Thank you. Please stand by. Our rendezvous is for next Thursday. Thank you so much. Alors, merci beaucoup pour être resté ici dans la directe. Vous m'avez fait de la très bonne compagnie. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur mon canal Twitch ou bien dans mon canal YouTube. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes intéressé à acheter Euro Truck Simulator 2 ou Farming Simulator 19 ou préordiner Farming Simulator 22, vous allez trouver dans la description du vidéo, ici sur Twitch et sur YouTube, vous allez trouver les liens pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à 70%. Vous allez trouver le lien pour le site internet de Raf Garage pour télécharger la mode base gratuite ou pour acheter les mods à paiement. Puis vous allez trouver enfin quatre liens qui sont mes canaux social media Facebook, Instagram, YouTube et aussi Twitch. Ne quittez pas la vidéo. Après cette vidéo, ça va, va vous allez vous pouvez regarder la suite de ma programmation du canal et vous allez regarder House Flipper. Cette vidéo sera disponible sur mon canal YouTube jeudi à midi. Merci beaucoup à tous et maintenant je vais parler un peu à napolitain, in napoletano, allo royou. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questa diretta. Mi auguro di avervi fatto una buona compagnia. Se sono stato di buona compagnia, fatemelo sapere. Allora, per quanto riguarda a diretta, è per martedì prossimo a solita ora. Poi, se siete interessati a cattare un gioco scontato fino al 70%, gioco fino al 70%, da descrizione dei video, sia in coppa a Twitch che in coppa a YouTube, do canale mio YouTube, trovate la descrizione, quindi i link che sono un link che potete accattare, un gioco scontato, quindi non solo Euro Truck, ma pure di gioco, per PlayStation, Xbox e multipiattaforma, quindi non è sul tuo computer. Poi trovate i link per visitare i siti internet di Ralph Garage. Quindi da dove potete scaricare la mod base gratuitamente o eventualmente potete sostenere accattando una mod a pagamento e facendo cambiare pure allora. Poi l'appuntamento è per martedì prossimo. Voglio ringraziare ancora una volta a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia in diretta, soprattutto a voi che state guardando questo video in replica anche qua a Twitch e anche qua a YouTube. Poi che va già leggere più, ma pare che va già tutte cose. Ah, non vi muovete perché qua
Quando fornisci questo video a voi che state guardando un video in replica canco per Twitch, c'è stato un video che poi ha programmazione canale che è House Flipper e vi divertite un poco. E allora ho detto che sti cose voglio io vi ringrazio ancora una volta di essere passato a me fa compagnia durante questa diretta. Thank you so much for being here during my live streaming. I hope you to see you again. Thank you so much again. Merci beaucoup à vous pour votre compagnie. Grazie mille a tutti e come sempre io vi saluto con il mio saluto benaugurante. I will say cheers with a way, Neapolitan way to say you have a good time. Merci, restez sintonisés. Je vais vous saluer, vous dire au revoir avec un mot en italien. Bah, qui c'est bonne chance et c'est state buona. Ciao!